parola Maurizio Landini e poi, terminato Landini, vi leggiamo il documento che vi proponiamo come documento conclusivo. Ma il contributo che io voglio dare a questa discussione parte anche da avere, diciamo così, una consapevolezza legata alla fase in cui stiamo facendo questa discussione. Lo dico perché uno sforzo che dobbiamo provare a fare è di legare i ragionamenti, le proposte che si fanno sul terreno anche della politica industriale, sul settore, alla questione che riguarda in modo molto preciso l'esistenza o meno del contratto nazionale di lavoro. Perché qualsiasi ragionamento che riguarda la contrattazione oggi fa i conti con un elemento di novità che è la legge, articolo 8, e che è il superamento del contratto nazionale. Lo dico perché noi nelle prossime settimane saremo chiamati ad affrontare un tema di fondo, che è questo. La FIAT, nel decidere che esce da Confindustria e quindi non applica più il contratto nazionale, ha detto che intende estendere a tutto il suo gruppo, 72.000 dipendenti, il modello di Pomigliano. Se questo avviene con la firma anche delle altre organizzazioni sindacali, ed è molto probabile che avvenga, significa che in tutto il gruppo Fiat, quindi il più grande gruppo industriale del nostro paese, non ci saranno più le RSU, ci sono solo le RSA, e il sindacato che non firma, cioè la FIOM, non ha diritto a nessun diritto sindacale. Questa questione, per dirne una, non determinerà semplicemente il fatto che non ci sono più le trattenute, la FIOM non riceve i soldi degli iscritti, via di, non ha i delegati, eccetera. Ma badate che questa cosa non lascia nel resto del settore le cose come prima. Perché la discussione anche della riconquista del contratto, sentivo una serie di ragionamenti che qui giustamente vengono, determina un punto, e cioè che le altre imprese chiederanno cose simili a quelle che ha ottenuto la FIAT. A proposito di orari, nell'accordo FIAT ci sono 120 ore di straordinario obbligatorio che le imprese comandano come ritengono più opportuno. Prevedono clausole di responsabilità, cioè sanzioni se fai degli scioperi, con elementi di clausole di responsabilità da introdurre anche nei contratti nazionali di lavoro. Altre imprese, e se altri sindacati dicono queste cose alla Fiat, non si capisce perché non dovrebbero dirlo ad altre imprese che gli chiedono le stesse cose. Questa situazione io la descrivo perché ho la sensazione che difendere il lavoro come noi vogliamo fare, difendere il sistema industriale del nostro paese, non è indifferente dal sistema contrattuale che puoi avere, che ti può permettere o meno appunto di poter contrattare questi temi e questi argomenti. E da un certo punto di vista penso che nel dire che noi vogliamo fare della questione della politica industriale del settore siderurgico e della richiesta di un tavolo al governo per discutere anche di una politica industriale pubblica che faccia i conti naturalmente con una dimensione europea della discussione che facciamo, del fatto che stiamo parlando di multinazionali dove le decisioni non le prendono in Italia, in molti casi le prendono da altre parti, non è indifferente fare questi ragionamenti e porsi questo problema dal fatto se noi riconquistiamo o no il contratto nazionale. E siccome non è detto che alla piattaforma che noi abbiamo presentato e che in questi giorni è stata sottoposta al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, non è detto scontato che ci sia un tavolo di trattativa, ma noi potremmo trovarci di fronte al fatto che non discutono, che procedono,
È evidente che da un certo punto di vista una coerente pratica anche contrattuale, anche per affrontare le situazioni che qui si dicono, significa che i contenuti di quella piattaforma che noi abbiamo avanzato per richiedere la riconquista del contratto, significhi provare a conquistarla e a praticarla anche nei singoli stabilimenti laddove si determinano queste situazioni. E cioè qui si ricordava il problema della difesa dell'occupazione. Noi nella piattaforma, vorrei ricordare, abbiamo chiesto il blocco dei licenziamenti, abbiamo posto il problema di utilizzare tutti gli strumenti possibili alternativi ai licenziamenti fino anche ai contratti di solidarietà, che come noto anche per i lavoratori hanno un vantaggio rispetto alla cassa integrazione, sia economica sia di redistribuzione del lavoro. Abbiamo posto il problema che a un maggior utilizzo degli impianti, laddove si determina, ci sia un rapporto con l'occupazione ma anche con gli orari di lavoro. Quindi il punto che io vedo, il senso di riunioni come questa del settore siderurgico, di altre che faremo in altri settori, del gruppo Fiat che abbiamo fatto o di altre iniziative che sono state messe in campo, è perché io credo deve crescere, se non è ancora chiaro tra di noi, la consapevolezza che non ci sono più casi singoli aziendali che stanno fuori da un contesto più generale e allo stesso tempo che c'è bisogno di una coerenza di comportamento e d'azione contrattuale che la FIOM e quindi i delegati e legate della FIOM provano a mettere in campo in senso generale, perché la riconquista di un contratto naturalmente, ma in questo caso di un diritto a contrattare la prestazione lavorativa e quindi di potersi anche misurare sulle scelte di politica industriale che le imprese fanno, passa attraverso il fatto se questi elementi vengono riconosciuti o no. E vorrei far notare naturalmente che noi saremo chiamati sempre in questo mese, che si presenta un mese impegnativo per tante ragioni, anche ad affrontare il problema che riguarda il rapporto anche con l'articolo 8. Vorrei farlo notare perché quando per legge per le imprese è possibile derogare da leggi e da contratti, guardate che questo problema può proporsi a qualsiasi tavolo, in qualsiasi situazione, tanto più se ci sono situazioni di crisi possono avere argomenti maggiori, e in questo senso è evidente che la coerenza dei nostri comportamenti, poi naturalmente si può riuscire o non riuscire, dipende dai rapporti di forza, ma la coerenza dei nostri comportamenti è di avere una linea contrattuale comune che proviamo a praticare, e per farlo ci vuole il consenso e il rapporto con le lavoratrici e i lavoratori, diventa decisivo. Queste questioni, secondo me, non sono cose scollegate da un'idea di politica industriale, perché come giustamente diceva la relazione di Vittorio, e cioè mettere al centro la questione della qualità delle produzioni che si fanno, mettere al centro la questione appunto di una politica industriale pubblica, di ragionare su cosa vuol dire oggi l'innovazione e la ricerca, di ragionare su cosa vuol dire intervenire anche sulle forme energetiche, sia alternative sia in termini di riduzione di costo, ragionare su piani nazionali, qui qualcuno lo richiamava, cioè parlare di un piano nazionale per la mobilità nel nostro paese non parla solo alla Fiat, alla Fincantieri, ma è evidente che pone un problema di modello di sviluppo e quindi pone anche un problema di che tipo di qualità di produzione mette in campo. Il ragionamento che veniva fatto, e cioè che si importa più acciaio di quello che si produce, quindi si pone anche un problema di come qualifichi anche le produzioni, stanno dentro un quadro generale che pone anche un problema appunto di politica industriale di cambiamento. Ma se ci ragionate un attimo, per poter esercitare un livello di discussione di questa natura, noi non è che abbiamo bisogno semplicemente che il governo ci dia un tavolo, perché può succedere, e io mi auguro che avvenga, che questo governo non ci sia più, ma può anche succedere che se ti dà anche il tavolo non è sufficiente un tavolo governativo per discutere di queste questioni, perché le scelte delle imprese vengono fatte ad altri livelli, quindi ti si pone anche il problema se ottieni o no il diritto a poter negoziare anche o confrontarti sulle scelte di politica industriale che le imprese fanno,
e nel nostro settore, in questo caso nel settore in cui voi lavorate, la siderurgia, come qualcuno sollevava, sei anche di fronte al fatto che molto spesso sei in presenza di multinazionali, con luoghi in cui vengono prese decisioni che non sono necessariamente l'Italia e con una dimensione anche delle politiche europee che vanno affrontate. Quindi il problema di quale modello contrattuale hai per poter esercitare questa discussione non è un elemento scollegato dalla difesa del lavoro e dalla difesa dell'industria. C'è poi anche un altro tema che io vedo e che qui veniva indicato e che riguarda da questo punto di vista il problema anche occupazionale. È indubbio che, ed è il rischio da un certo punto di vista anche delle forme di lavoro e dei licenziamenti. Alla Lucchini, ad esempio, ho avuto occasione di, diciamo così, di sapere questa cosa perché ho partecipato per le assemblee del contratto, hanno ad esempio richiesto, pur in una situazione di crisi e di difficoltà in cui sono, all'azienda di assumere tutti i contratti a termine e farli diventare a tempo indeterminato per avere la possibilità anche di una copertura degli ammortizzatori e per avere un ragionamento che riguarda la redistribuzione anche del lavoro su tutti. Perché non è un caso che quando parliamo di licenziamenti non scordiamoci che molto spesso forme di lavoro precario che poi vengono lasciate a casa, noi non li chiamiamo così, ma sono licenziamenti anche quelli lì, rispetto ad altre forme di lavoro. Quindi è indubbio che in un quadro di redistribuzione, di solidarietà, anche questo tema è un tema che noi dobbiamo porci il problema di come sostanzialmente lo affrontiamo e quali caratteristiche tentiamo di potergli dare. E va valutato, proprio per non semplicemente limitarci, come proseguiamo sostanzialmente anche questo tipo di confronto e di lavoro che qui abbiamo messo in campo. Lo dico perché naturalmente c'è anche tutto il problema della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro in quanto tali, per il settore che voi conoscete meglio di me e per i problemi che continuano a rimanere in questo settore come elemento di difficoltà e di come molto spesso uno dei problemi sia proprio il rapporto anche con le ditte esterne. Vorrei far notare che anche lì c'è una richiesta nella piattaforma per il contratto nazionale che noi abbiamo avanzato, che vuol mettere mano proprio al problema del sistema degli appalti, dei subappalti, dell'applicazione dei contratti, delle trasparenze in questa direzione, che non è secondario sia alla qualità delle produzioni che fai, sia alla qualità del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Sapendo che molto spesso anche gli infortuni a volte derivano anche da un sistema di questa natura. E quindi in questo senso io credo che l'importanza della discussione che facciamo oggi, qualcuno si poneva il problema anche di come la facciamo vivere, non perché sia solo una discussione tra gli addetti ai lavori, ma possa essere nel rapporto con le lavoratrici e i lavoratori anche un elemento di costruzione di una nostra azione contrattuale, il punto diventa che il documento, diciamo così, conclusivo di questa nostra riunione sia un elemento da far vivere con una discussione che coinvolga i nostri delegati, i nostri iscritti nei territori, nelle strutture, nelle fabbriche, ma anche dentro una dimensione che metta assieme l'idea di una politica industriale, di una conquista, di una denuncia, di una richiesta anche nei confronti del governo di avere una politica industriale pubblica che sia in grado di intervenire rispetto anche a una nostra pratica contrattuale e azione che sostanzialmente mettiamo in campo. Lo dico perché io penso che da qui a fine anno queste cose avverranno sia nel rapporto con la FIA sia nel rapporto con Federmeccanica e in questo senso i mesi che abbiamo di fronte sono mesi in cui questi elementi si misurano ed è necessario che ci sia una consapevolezza diffusa tra il nostro quadro attivo ma anche nel rapporto con i lavoratori di quello che sta succedendo e di quello che avviene con le iniziative che saranno messe in campo sia dal punto di vista della Confederazione, penso a questa manifestazione annunciata dalla CGIL per il 3 di dicembre a Roma, è un sabato ma è una grande manifestazione nazionale che mette al centro proprio i problemi del lavoro, dell'industria, della difesa del lavoro industriale, sia il fatto che noi dobbiamo pensare
a quale iniziativa sostanzialmente mettiamo in campo per la riconquista del contratto, passando attraverso il fatto che c'è un elemento che emergeva anche qui, e cioè che noi dobbiamo tenere assieme sia situazioni dentro lo stesso settore, dove al limite il problema è la richiesta di turni in più o di straordinario, con altri stabilimenti o altri gruppi dove il problema è la difesa dell'occupazione o la tenuta aperta dell'occupazione. Ora, se noi non vogliamo lasciare soli, diciamo così, i lavoratori, dobbiamo avere una linea contrattuale e una pratica che sia in grado sostanzialmente di avere una dimensione che affronta e riunifica questo insieme di aspetti. E io vedo in questo il ragionamento che riguarda la difesa e la riconquista del contratto nazionale come elemento che ci permetta di discutere, di ragionare sia sulla difesa dell'occupazione, sia sulla difesa, il rilancio e l'innovazione di un settore importante come quello siderurgico sostanzialmente nel nostro paese. Ma non la voglio tenere lunga, c'è un documento naturalmente che vi verrà sottoposto anche alla votazione, ma mi pare che questi siano i temi che noi abbiamo di fronte e che siano i punti su cui noi dobbiamo lavorare, ma che hanno, io credo, queste caratteristiche, che debbono quindi porci anche questo tipo di problema. E l'idea e il messaggio da dare anche per una riunione di questa natura, e cioè che metta assieme le varie imprese del settore, può avere anche questa finalità, e cioè dare un elemento di continuità, dare cioè anche una possibilità di discussione collettiva e di confronto, ma anche di azione, perché mai come adesso, secondo me, noi abbiamo il problema nella categoria, nel settore, nei gruppi, di avere una coerenza della nostra azione contrattuale con la difesa dell'occupazione, con la difesa anche dei diritti delle persone che lavorano, e in questo quadro anche di azioni che rendano evidente sostanzialmente questo quadro. Lo dico perché ho la sensazione che la teoria per cui era possibile isolare prima Pomigliano, poi che si poteva isolare la Fiat rispetto al resto delle cose che succedono, secondo me sta esattamente andando nella direzione opposta. E cioè la spinta della Fiat a non applicare i contratti e a uscire dalle leggi sta in realtà trainando tutto il resto e sta determinando anche il ridisegno di un sistema degli assetti contrattuali che può portare non solo alla derogabilità dei contratti, ma al fatto che a una serie di temi che vengono indicati non vai a qualificare la contrattazione ma vai da un'altra parte. Siccome questi non sono temi che non avranno una ricaduta su tutti i tavoli. E in questo senso io credo che questo sia un punto esplicito e mi permetto anche di dire che non credo che questa sia una questione che riguarda né solo i lavoratori della Fiat né solo i lavoratori metalmeccanici, ma io credo un valore generale ed è un punto di valutazione anche generale da fare, perché su questo quadro qui non credo nemmeno che sia, diciamo così, semplicissimo. Io vi faccio questo semplice esempio, lo dico perché stamattina, prima di venire qui, e una delle ragioni del ritardo per cui sono giunto qui è perché mi sono incontrato con i segretari di FIMEWIN. Ma badate, faccio questa digressione, io davvero vedo questo punto. Voi pensate che sia normale e che non avrà ricadute in senso generale il fatto che se dal primo di gennaio 72.000 dipendenti del più grande gruppo italiano non hanno più il contratto, hanno solo il contratto di Pomigliano, in quelle imprese lì i lavoratori non hanno più le libertà sindacali che avevano prima perché non possono neanche più iscriversi alla FIOM, e secondo la Fiat non esiste la FIOM con la firma degli altri sindacati? Pensate che sia una cosa che lasci i rapporti normali come prima? Lo chiedo. E pensiamo che se questo avviene è una cosa che non avrà conseguenze anche da altre parti? Cioè, pensate davvero che quelle richieste lì nelle altre imprese non le proveranno, non le richiederanno? Lo dico da questo punto di vista perché noi questo è un tema che abbiamo di fronte.
E per impedire quella roba lì, io sono proprio convinto, come qui qualcuno diceva, che la nostra azione di contrattazione sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni, sui diritti, per impedire che questo avvenga, diventano un punto decisivo, compreso la difesa dell'occupazione, un'idea anche di politica industriale diversa. Poi certo, è sempre più urgente quando facciamo questa discussione fare anche i conti con la crisi che abbiamo di fronte e con quello che sta avvenendo. Oggi il nostro paese sta pagando un prezzo anche più alto di altri per il fatto che abbiamo non solo un Presidente del Consiglio con scarsa credibilità, ma non abbiamo alcun intervento di politica pubblica sul terreno industriale, no? Cioè siamo di fronte a un governo che oltre all'articolo 8 pensa che i problemi si risolvono licenziando le persone e via di questo passo. Ci siamo. Quindi è evidente che è una idea di uscita dalla crisi che ci fa arretrare complessivamente. Però a me pare che questo sia il punto. E in una fase di questa natura, tenere assieme queste questioni, e cioè la difesa della contrattazione del contratto nazionale con la difesa dell'occupazione e con un'idea diversa di politica industriale, quindi anche di nuovo assetto politico del Paese, perché è un punto che c'è non per fare politica, ma per difendere il lavoro, visto che le politiche di questo governo stanno andando esattamente nella direzione opposta, sono elementi che debbono essere sostenuti con la nostra azione pratica, ma anche con una capacità di mobilitazione che la crisi rischia anche di mettere in discussione. Ma mi pare che questi siano i punti che abbiamo di fronte. E credo quindi, e su questo concludo, che la giornata di oggi non è una giornata una tantum, ma credo che sia anche un modo e un metodo che nei prossimi mesi dovremo anche affinare e qualificare, perché siamo dentro a una discussione che ha queste caratteristiche e che ha queste situazioni. Io mi fermo qui perché appunto volevo essere il contributo a una discussione nel merito. Naturalmente le cose che sono state dette nel dibattito, nella relazione, che saranno riassunte anche nel documento che verrà proposto, sono, io credo, la base anche per poter discutere e coinvolgere anche il resto dei lavoratori all'interno del settore. Grazie. Allora, io vi leggo il testo del documento. La siderurgia è stata da sempre considerata un settore anticipatore dei cicli economici, tra i primi a rallentare ma anche tra i primi a rimettersi in moto con i primi segnali di ripresa, con un andamento relativamente lineare. Oggi non è più così. Incertezza e volatilità caratterizzano anche la produzione e i consumi dei prodotti siderurgici, che tuttavia a livello mondiale continuano a crescere. Il 2011 aveva visto una buona ripresa fino a tutto il primo semestre. Dopo l'estate è cominciata una tendenza al ribasso che secondo tutti gli osservatori avrà un trascinamento negativo sul primo semestre del 2012. A dimostrazione degli effetti della crisi finanziaria sulla produzione, le aziende denunciano un aumento dei casi di insolvenza nei pagamenti, particolarmente accentuati in Italia, che sarebbero comunque relativi a clienti di piccole dimensioni, mentre sarebbero in diminuzione insolvenze per quantità economiche più grandi. Le strategie dei maggiori gruppi siderurgici europei e anche italiani, ormai siamo di fronte ad una grande integrazione in quanto parecchi operatori italiani hanno stabilimenti ai mercati europei e globali, e lo stesso vale per gli operatori stranieri che operano in Italia, spostano sempre più la loro attenzione verso l'Oriente e le Americhe, riducendo la loro presenza in Europa, come sta avvenendo in significative aziende siderurgiche presenti in Italia. Severstal, con l'annuncio di inizio 2010 di voler vendere gli stabilimenti europei per concentrare gli investimenti in paesi a più alta crescita, ThyssenKrupp, con la scelta di dismettere alcuni settori e scorporare per vendere l'intero comparto dell'inox, ArcelorMittal, con la recente decisione di disinvestire dall'area centrale europea per finanziare acquisizioni di miniere e degli impianti al di fuori dell'Europa, arrivando a ridurre drasticamente la produzione anche con la chiusura definitiva di altoforni. Beltrame, che annuncia la volontà di dismettere lo storico stabilimento di San Giovanni in Valdarno e dei siti di Belgio e Lussemburgo. La fase più acuta della crisi è stata gestita con grande utilizzo degli ammortizzatori sociali, cassa integrazione ordinaria, spesso arrivando all'esaurimento, cassa integrazione straordinaria, cassa in deroga, contratti di solidarietà. Oggi, a fronte del complessivo rallentamento in vista, dobbiamo difendere fino in fondo la base produttiva e l'occupazione, per questo
privilegiare lo strumento dei contratti di solidarietà per i quali dobbiamo rivendicare il loro rifinanziamento. Poi c'è un capitoletto che è una strategia per il futuro. Dobbiamo continuare a mettere in atto il massimo di resistenza per salvaguardare un settore che continuiamo a ritenere strategico in Italia e in Europa. Ma questa battaglia non può essere fatta solo caso per caso, senza precise scelte di politica industriale per il settore a livello nazionale ed europeo. Le scelte strategiche sarebbero esclusivamente in mano ad alcune aziende, ormai in buona parte multinazionali, e il settore verrebbe ridimensionato. Da un po' di tempo abbiamo avviato una riflessione sulla qualità dello sviluppo. Per noi parlare di un altro modello di sviluppo non è solo immaginare di sviluppare i settori della cosiddetta green economy, naturalmente importanti, ma intervenire per una riconversione ecologica della produzione dei consumi e quindi intervenire su tutti i settori, anche quelli della hard economy, come la siderurgia, la mobilità, la logistica, la grande produzione energetica, rendendoli il più possibile compatibili e sostenibili. Di acciaio, di prodotti siderurgici tradizionali e di nuovi prodotti con caratteristiche innovative, acciai speciali, nuove leghe ferrose e non ferrose, ce ne sarà molto bisogno anche e proprio per sostenere un modello di sviluppo più sostenibile assieme ai nuovi materiali per intervenire sulla riprogettazione dei cicli di vita dei prodotti e per un uso più razionale ed efficiente di tutte le risorse a partire da quelle energetiche. Una parte di questo acciaio, in particolare i prodotti più innovativi, può e deve essere prodotto in Europa anche in riferimento all'uso significativo che se ne fa in quest'era del mondo. Naturalmente è necessario adeguare i cicli produttivi per la massima attenuazione degli impatti ambientali, tecnologie pulite applicate ai cicli siderurgici, in particolare basate sulla cattura e il confinamento della CO2 e sostenendo limiti più stringenti alle normative nazionali sulle diossine, il mezzo a pirene, eccetera. In Italia, nonostante alcune dichiarazioni d'immagine di Federacciaie, siamo più indietro. La trasposizione italiana della piattaforma europea, ossia la piattaforma ACS Acciaio Competitivo Intelligente e Sostenibile, non è mai partita, ma conoscenze e competenze non mancano. Pensiamo a strutture come il Centro Sviluppo Materiali che potrebbero implementare ricerca e sperimentazione applicata solo se un po' di risorse venissero messe a disposizione. Non può valere il criterio che nella crisi la ricerca e gli investimenti per l'innovazione vengano abbandonati, vorrebbe dire abbandonare qualsiasi prospettiva di competitività futura. Oggi tutti parlano della necessità della crescita e dello sviluppo senza specificare alcun aggettivo. Non basta rilanciare una produzione qualsiasi. L'innovazione nei prodotti, nei cicli produttivi, compatibilità ambientale, efficienza nell'uso delle risorse e delle fonti energetiche sono le linee per una siderurgia di qualità che può essere mantenuta e consolidata in Europa. Sarebbe quindi utile promuovere su base nazionale ed europea standard qualitativi più precisi per i prodotti e per i cicli produttivi, con i necessari controlli e con la diffusione di specifici marchi di qualità, privilegiando, per quanto possibile, lo sviluppo dei consumi siderurgici sulla base di bacini regionali, anche con lo scopo di diminuire gli impatti ambientali e i costi di trasporto. L'assunzione di vincoli sul contenimento degli impatti ambientali per l'uso razionale di tutte le risorse, per la massima efficienza energetica, può diventare un'opportunità di grande innovazione per tutto il settore industriale per la siderurgia, non solo per ragioni ambientali e climatiche, che pure ci devono interessare, ma anche per questioni squisitamente industriali. I vantaggi competitivi non si hanno abbassando la soglia dei vincoli ambientali e di quelli sociali. Si avvantaggerà sempre chi di vincoli ne ha meno, ma solo se si alza la soglia di questi vincoli, perché in questo modo si costringono i paesi di più recente industrializzazione a misurarsi con l'innovazione e con le migliori tecnologie possibili e si determina un vantaggio per i paesi industrializzati che hanno a disposizione le conoscenze e le tecnologie. Già tempo fa, prima ancora dell'inizio della crisi, abbiamo sostenuto che in prospettiva la siderurgia italiana avrebbe dovuto concentrarsi più sulla qualità delle produzioni verso tipologie di prodotti a più alto valore aggiunto piuttosto che sull'aumento della quantità. E adesso veniamo all'avvertenza di settore per la qualificazione della siderurgia, che è nucleata, diciamo così, in fondo.
Da tutte le considerazioni precedenti ne traiamo la necessità di mettere a punto una piattaforma per la qualificazione del settore siderurgico in Italia che necessariamente deve trovare uno stretto collegamento a livello europeo. I punti fondamentali. La difesa e la riconquista di un contratto nazionale basato sulla democrazia nei luoghi di lavoro, sulla sua non derogabilità a livello di settore aziendale e territoriale e sulla difesa dei diritti è la condizione indispensabile anche per la qualificazione del settore siderurgico. La produzione di acciai speciali, comprese le produzioni di Inox, oggi in particolare difficoltà, devono essere rilanciate, prevedendo che una maggiore verticalizzazione dei prodotti per rispondere ad una domanda sempre più esigente in termini di qualità dei prodotti e di offerta di servizi. I prodotti standard, le cosiddette commodity, quotati sul mercato senza differenze qualitative di prezzo, non possono essere una prospettiva per la siderurgia italiana. È necessaria una specifica politica industriale con un preciso indirizzo pubblico, che da tempo manca nel nostro paese, anche per armonizzare le necessità dei produttori con quelle dei consumatori, con misure vincolanti per tutti gli operatori del settore. Oltre alla necessità di investire in ricerca e innovazione, che difficilmente può essere fatta in modo frammentato da tante piccole e medie aziende, devono essere promosse forme di maggiore cooperazione e sinergie tra i produttori nei vari siti produttivi. Ad esempio, vanno avviati consorzi d'acquisto per le materie prime e l'energia, come sta avvenendo in Europa, in specifico in Germania, dove si sono perfezionati accordi che coinvolgono anche il sistema bancario per il credito alla fornitura e per garantire pagamenti più regolari al sistema delle imprese della filiera siderurgica. Va razionalizzata la rete distributiva che in Italia è particolarmente ridondante e frammentata. In particolare, per quanto riguarda il comparto dei prodotti piani, la siderurgia italiana non può fare a meno di mantenere i due cicli integrali, Taranto e Piombino-Trieste, che possono fornire acciaio di qualità per molte applicazioni qualificate. Vanno definiti accordi sulla salute e sicurezza che coinvolgano anche le aziende terze operanti nei siti siderurgici e vanno estese le nuove figure dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la salute e l'ambiente, con il compito di intervenire anche sulle questioni ambientali esterne agli stabilimenti, vedi l'accordo integrativo dell'Ilva di Taranto, come strumento per un ambiente più vivibile dentro e fuori gli stabilimenti. La difesa dell'occupazione nei casi di crisi con l'utilizzo di strumenti come i contratti di solidarietà che consentono di mantenere i lavoratori collegati all'attività produttiva e la stabilizzazione dei lavoratori precari. Da tempo abbiamo chiesto al governo italiano di convocare un tavolo sulla siderurgia che vada oltre il confronto nell'ambito dell'osservatorio siderurgico per definire alcune linee di politica industriale per il settore che sostanzino l'affermazione che si vuole difendere la qualità e la capacità produttiva della siderurgia italiana con misure vincolanti per tutti gli operatori del settore, ma fino ad oggi non abbiamo avuto risposta. Per queste ragioni vogliamo aprire una vertenza nei confronti del governo su questi contenuti e vogliamo preparare una nuova fase rivendicativa che faccia valere più precisamente un punto di vista autonomo del lavoro sui cicli produttivi e sui prodotti, che affronti come obiettivi nostri le innovazioni nei cicli e nei prodotti, le questioni ambientali interne ed esterne agli stabilimenti, il risparmio e l'efficienza energetica, lo sviluppo e l'utilizzo di tutte le fonti rinnovabili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo delle acque utilizzate nei cicli produttivi, eccetera. Queste innovazioni necessariamente avrebbero la necessità di professionalità più elevati, di una maggiore qualificazione dei lavoratori e possono indurre una migliore qualità complessiva del lavoro, inclusa una maggiore attenzione alla salute e sicurezza negli stabilimenti siderurgici, che come purtroppo abbiamo visto anche di recente, sono ancora fonte di incidenti gravi, anche mortali. Ecco, questo è il testo del documento che, come vedete, si compone di una parte abbastanza sintetica di analisi e poi di obiettivi che, diciamo così, dovrebbero essere gli obiettivi costitutivi di una vertenza che vogliamo aprire e discutere, come diceva Maurizio, con i lavoratori, con nelle assemblee, eccetera. Romanelli. Mettere in votazione la relazione di Barbi o qualche punto di Landini. Perché? Romanelli. No. Romanelli.
lettura, si faccia riferimento alle diverse situazioni dei gruppi operanti in Italia, delle multinazionali. Per non cadere in equivoci che potrebbero essere poco utili, no? Anzi, la Thyssen non dismette, non è che trasferisce nei paesi asiatici le attività, ha avviato la procedura di vendita del settore degli acciai speciali, ma mantiene i siti. Differenza che so, di Acero, che ha proceduto alla chiusura, se no facciamo secondo me una confusione anche nell'analisi, nel dare le indicazioni. C'è quel pezzettino nel quale non trasferisce negli Stati Uniti le produzioni che stanno in Europa, perché per essere chiari, o in Brasile. Un'idea che non corrisponde però allo stato dei fatti. Hai ragione, questo cosa non va bene, se non ci sono. Non è questo, cioè questo è giusto, quindi accogliamo la cosa, perché in effetti non c'entra niente con l'altro. Allora mettiamo in votazione. Posso, ma è importante, non so, il fatto di Verona che impedisce il sindacato, che rivendica, io credo, non so se è giusto segnalarlo, se è presto, però questo non vorrei fosse un viatico che molte imprese, perché ci costituiamo parte civile, ci impediscono a fare le produttive delle aziende, perché questo fatto della riva acciaio di Verona è un fatto gravissimo. Ma io non vorrei che ci impediscono noi di fare il nostro lavoro, poi far condannare le imprese del penale. Va bene, ok, questa cosa la prendiamo. Ci sono altre osservazioni? Con queste due osservazioni che sono state fatte, quella relativamente alla Thyssen e quella relativamente alla Costituzione di parte civile, che ovviamente accogliamo, lo metto in votazione, chi è d'accordo alzi la mano. Giù, chi è contrario, chi si astiene, nessuno, approvato all'unanimità.